Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Si sono dedicate solo ai vaccini, non fanno più antibiotici, non fanno più terapie e quindi sostanzialmente noi siamo scoperti da questo punto Roncone, di vista. Poi chiudiamo con Longhini, così andiamo, facciamo un passo in avanti. Ha estremamente ragione Alemanno, la sanità viene dimenticata regolarmente da questo governo, non si è parlato di anche dai governi precedenti. Non si è parlato di, io parlo dell'attuale, se torniamo indietro, meglio non tornare indietro mai Alemanno, torniamo indietro. Meglio non tornare indietro Alemanno, mi dia retta. Io non so di cosa state prende parlando, il torniamo indietro. Prende il consiglio, guardiamo avanti al futuro. Guardiamo avanti, ma anche indietro. Ma indietro, ma cioè, a questo punto ditecelo però. Vogliamo saperlo anche noi. Diventa il grande giallo. Allora, in un articolo, Ronconi, una cosa che non c'entrava nulla, ha ritirato fuori il fatto della mia croce celtica come se fosse un simbolo, dimenticando un fatto privato, perché non lo stento. Però questa la fece vedere in televisione in passato. Quando me lo chiesero. Ce l'ha ancora? Ce l'ho sempre, quando me lo chiesero. Qual è il problema? Se ce l'ha sempre. La notizia era se l'avesse tolta, invece non l'ho tolta. C'è ancora la croce celtica, ma non è un simbolo, però, è un fatto mio privato che però questo viola, lei però gliel'ha chiesto da politico, adesso io Alemanno Roncone, in genere, non va a scartabellare, entra nelle lenzuola della gente in un articolo in cui non c'entrava nulla ha tirato fuori questa storia. No, la croce celtica legata ad Alemanno c'entra sempre.